Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, bentornati nel mio laboratorio. Oggi andiamo a realizzare un progettino fai da te dedicato a Natale. Quest'anno ho visto in giro per i negozi un oggetto che mi piace un sacco e quando l'ho visto ho detto ok, questo devo provare a realizzarlo perché mi piace. E quindi sono andata in cerca dei materiali che potrebbero servirmi per questo progetto. Per questo progetto in realtà si potrebbero utilizzare infinite alternative. Io ho scelto di utilizzare per questo progetto questo cartoncino, non so bene come si chiama, questa specie di cartoncino dove all'interno c'è della spugna, sembra tipo, e lo utilizzerò come base. L'alternativa che avevo pensato erano i bastoncini di legno, però non so, penso che questo sia un materiale più a portata di mano e comunque volevo sperimentarlo dato che non l'ho mai usato. In alternativa potete anche semplicemente utilizzare il cartoncino di uno scatolone che è abbastanza spesso, ecco. E quindi il mio foglio misura 40 cm, quindi ok, realizziamo le strisce di 2 cm di spessore, così sono abbastanza resistenti. Ok, a questo punto prendo le mie forbici e taglio tutte le strisce che ho realizzato. In realtà non so se è meglio tagliarle con le forbici o con il cutter. Comunque, proviamo. Ok, con le forbici è fattibile, ma secondo me con il cutter viene una linea più pulita e quindi utilizzerò il cutter. Allora, prendo il mio cutter, riparate il piano di lavoro perché altrimenti vi ritrovate con tutti i tagli sul tavolo e non è carino perché non vanno più via ovviamente. Io mi aiuto con la stecca al contrario, non dalla parte dei numeri ma dall'altra parte, per andare dritta. Utilizzo l'altro lato per non rovinarlo. Allora, ho tagliato tutte le mie strisce, ci ho messo 5-10 minuti. Devo dire che questo materiale mi ispira tantissimo e tagliandolo mi sono già venute per la testa altre idee per poterlo utilizzare, quindi se volete altri video con questo materiale qua lasciatemelo scritto sotto nei commenti. Allora, adesso devo utilizzare con questi cartoncini la struttura che mi serve per realizzare appunto questo progettino e praticamente devo realizzare un cubo. Per realizzare questo cubo vado a realizzare una sorta di cornice con questo materiale e ad incollarlo con la colla a caldo che io devo ancora attaccare, quindi aspettate 2 minuti. Ok. Allora, intanto che aspettiamo la colla, vi parlo su quello che andrò a fare ora. Allora, realizzerò intanto dei cubi, realizzerò intanto delle cornici quadrate, che poi andrò ad incollare insieme fino a formare un cubo. Un cubo che andrò a rivestire con o della stoffa o della carta molto leggera. Vediamo se si è scaldata. Sì, dovrebbe funzionare. Ok, quindi vado a mettere la colla sui 4 angoli. E incollo sopra la stecchetta. Stesso procedimento con la parte inferiore. Ops. Ok. Là. La mia cornice, il mio primo quadrato è pronto. Adesso ne vado a realizzare ancora. Allora, appoggiamolo qua. Allora, 1, 2, 3 e 4.
secondo quadrato pronto. Ultimo quadrato realizzato, quindi in tutto ho realizzato 4 quadrati e adesso andiamo ad unirli insieme in modo da formare un cubo, in questo modo, o in questo che è meglio, facendo praticamente combaciare i due lati in modo che risultino piatti, perché se lo fate in questo modo rimane lo scalino, perché c'è, diciamo, lo spessore del cartoncino, quindi lo faccio nei due lati in cui c'è il cartoncino posizionato nello stesso modo. Per incollarli insieme ovviamente si passa una riga di colla in questo punto. È un materiale molto molto facile da utilizzare, quindi mi piace un sacco. Tra l'altro è molto economico, perché questo foglio l'ho pagato 1,90 euro, trovato dai cinesi, ma sono certa che si trovi anche al self, perché l'ho visto anche lì se non sbaglio, e probabilmente anche nelle cartolerie più fornite. Voilà. Allora, abbiamo costruito il nostro cubo, adesso vado a rivestirlo. E nel mio caso ho scelto del tulle, però ci sono tantissime stoffe che potete utilizzare. Ecco, con questa stoffa vado a realizzare adesso 6 quadrati della stessa misura, e ho scelto di far così per andare meglio. L'alternativa è incartare questa struttura. Ok, sto perdendo troppo tempo. Allora, a questo punto, siccome ho visto che i miei pezzettini di stoffa sono tutti stropicciati, non so se stirarli adesso o una volta che li ho incollati. Comunque utilizzerò questo nuovo ferro da stiro a vapore, insomma, che vi ho fatto vedere sul mio ultimo video unboxing, quello dedicato a Natale. Volevo regalarlo, ma devo dire che mi è tornato utile diverse volte per fare questo genere di lavori, e quindi ne ho comprato un altro. Questo qui lo terrò per me. E niente, mi piace per diversi motivi. Intanto perché è pronto in meno di 60 secondi. Guardate, lo accendiamo adesso, così intanto vi spiego. Contiene 180 ml, quindi un bicchiere d'acqua che è abbastanza per avere un flusso continuo di 10 minuti di vapore, quindi ottimo. Pesa pochissimo, è pronto in meno di 60 secondi, si riempie in un attimo, si pulisce molto molto velocemente, insomma mi sto trovando davvero molto molto bene, oltre le mie aspettative. Tra l'altro non sgoccia l'acqua bollente, è semplice da usare. Direi che come prodotto è assolutamente promosso. Allora, uso per stirarlo questo metodo qua, in modo da avere entrambi le mani libere. Credo che questa stoffa sia troppo leggera per quello che devo fare io. Allora, vado a mettere un po' di colla nella mia struttura in modo da far aderire molto molto bene la stoffa. Elimino la stoffa in eccesso e passo al lato successivo.
Ok, ho completato di rivestire il mio cubo. Alla fine ho deciso di lasciare la parte sotto vuota per rendere più utile l'utilizzo appunto di questo cubo, che ancora non vi dico cos'è, ma credo che dal titolo ormai l'abbiate capito. Quello che vado a fare ora è definire tutti gli angoli, andando a sistemare appunto la stoffa sugli spigoli e sugli angoli. Ed infine vado a decorare con un fiocco. E voilà, ho fatto anche il fiocco al mio pacco regalo. Adesso ci manca il tocco finale e da qui capirete il perché ho scelto di lasciare la parte vuota. Prendo le mie lucine. Le inserisco dentro il pacco regalo e questo è l'effetto che io voglio realizzare. Per il mio progetto DIY di oggi sono ben 40 lucine, hanno un filo lungo 5 metri e sono alimentate con 3 batterie di quelle normali. E niente, adesso spengo le luci, vi faccio vedere il risultato finale e poi ci salutiamo. Ed ecco qui il risultato finale al buio, io sono in penombra, spero che mi vediate almeno un pochino. Queste lucine le ho prese da Diki, sempre su Amazon, nello stesso negozio dove ho preso anche il ferro. Vi lascio tutti i link giù nell'info box, io spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace al video. Se volete altri video di questo tipo, ma anche solo per sostenermi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, condividete questo video con il maggior numero di persone possibili, in modo da aiutarmi a crescere. E niente, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video, ciao!